Gesù lasciò quel luogo e tornò nella sua città, accompagnato dai discepoli. Quando fu sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Molti di quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Dove ha imparato tutte queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapienza? Come mai è capace di compiere miracoli così grandi? Non è lui il falegname? Il figlio di Maria e il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone? Le sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi?» Per questo non volevano più saperne di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta è disprezzato soprattutto nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua famiglia». Così in quell'ambiente non ebbe la possibilità di fare miracoli. Guarì soltanto pochi malati posando le mani su di loro. E si meravigliava che quella gente non avesse fede. Poi Gesù percorreva i villaggi dei dintorni e insegnava. Chiamò i 12 discepoli e cominciò a mandarli qua e là, a due. Dava loro il potere di scacciare gli spiriti maligni e diceva: «Quando vi mettete in viaggio, prendete un bastone e nient'altro, né borsa né soldi in tasca. Tenete pure i sandali, ma non due vestiti». Inoltre raccomandava: «Quando entrate in una casa, fermatevi là finché non è ora di andarvene da quella città. Se la gente di un paese non vi accoglie e non vuole ascoltarvi, andatevene e scuotete il fango di sotto i vostri piedi. Sarà un gesto di rimprovero per loro». I discepoli allora partirono. Essi predicavano dicendo alla gente di cambiare vita, scacciavano molti demoni e guarivano molti malati ungendoli con olio. In quel tempo, il re Erode venne a sapere che dappertutto si parlava di Gesù. Alcuni dicevano: «Giovanni il Battezzatore è tornato dal mondo dei morti, per questo ha il potere di fare miracoli». Altri invece dicevano che Gesù era il profeta Elia. Altri ancora dicevano che era un nuovo profeta, come i profeti del passato. Erode, da parte sua, quando venne a sapere queste cose, pensò: «È Giovanni il Battezzatore, gli ho fatto tagliare la testa, ma ora è risorto». In realtà, qualche tempo prima, Erode aveva fatto arrestare Giovanni, l'aveva incatenato e gettato in prigione. Il motivo di tutto ciò era stata la faccenda di Erodiade, la donna che egli aveva voluto sposare, anche se era già la moglie di suo fratello Filippo. Giovanni aveva detto a Erode: «Non ti è lecito sposare la moglie di tuo fratello». Erodiade era furiosa contro Giovanni e voleva farlo ammazzare, ma non poteva a causa di Erode. Il re, infatti, aveva paura di Giovanni perché capiva che era un uomo giusto e santo e lo proteggeva. Quando lo ascoltava si trovava a disagio, eppure lo ascoltava volentieri. Ma un giorno arrivò l'occasione buona. Era il compleanno di Erode ed era stato organizzato un banchetto per gli uomini del governo, per gli alti ufficiali dell'esercito e le persone più importanti della Galilea. A un certo punto entrò nella sala del banchetto la giovane figlia di Erodiade e si mise a danzare. La sua danza piacque talmente a Erode e agli invitati che il re le disse: «Chiedimi quel che vuoi e io te lo darò». Fece anche questo solenne giuramento: «Giuro che ti darò quel che mi domanderai, anche se fosse la metà del mio regno». La ragazza uscì dalla sala, andò da sua madre e le domandò: «Che cosa devo chiedere?» Erodiade rispose: «La testa di Giovanni il Battezzatore». La ragazza tornò di corsa dal re Erode e disse: «Voglio che tu mi faccia portare subito su un piatto la testa di Giovanni il Battezzatore». Il re diventò molto triste, ma poiché aveva giurato e c'erano lì presenti gli invitati, non volle dire di no. Mandò subito uno dei suoi soldati con l'ordine di portare la testa di Giovanni. Il soldato andò nella prigione, tagliò la testa a Giovanni, la portò su un piatto e la diede alla ragazza. E la ragazza poi la diede a sua madre. Quando i discepoli di Giovanni vennero a conoscere questo fatto, andarono a prendere il suo corpo e lo misero in una tomba.